Sebastiano. I miei omaggi. Buonasera. Paolo, buonasera. Ci stai tu e Tonino Iacci. Ciao. 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 This tutto bene. Questa sono io, sì. Come va? Allora mi ha fatto un regalo. Oh, questo qua. Oi Marie, oi Marie. Quando sono giovedì, sono te. I capelli tuoi mi ricordano i cerici che biondeggiavano. Io dicevo biondeggiavano. Che onore! Siete la squadra, Paolo, c'è una bella grazie. Noi c'eravamo un po' di, diciamo così. Ma fai cadere a terra, no, non da resta, con le laghe frillano, poi difficile, se una gara e l'altra poi lo tira su, quindi meglio di no. Sono molto pesante. E tu sei un pezzo brutto, sei un omaccio. Non è cattivo. No. Ah, sì. No, o Mazzoni sì, un nuovo cranio. Oh, ma in Austria l'orchestra. Non mi lo chiamava l'orchestra, però comunque la fotografia è bianca e nera, non ti posso... Ma te lo dico, ma te lo dico, ma te lo dico, ma te lo dico. Gli mettiamo un riflettore così lo inquadriamo sì, per sì. Bene. Quelli che hanno... Nicolini che fine ha fatto? Anna, cosa dai? Sì, Anna sta qua. Anna sta qua. Sta qua. Anna è arrivata. Compagno. Sì, dai, come no? Pure tu. Ciao Girola. Sei stato Francesco, sì, un paio di giorni. Spero per il piacere di rivederci tutti quanti. Io faccio un po' di cose, un po' di. Sì, come spero. Ma è un lavoro enorme che fa, ma io purtroppo non ho per la possibilità di... No, ma perché la cosa... No, ma poi sai che la Sì. Un grande più dolce, dare il giovane a casa. Però che me l'hai sentito, Allora, Nicola.
tutte queste cose che fanno poi. Mi sembra dando la grande delle monete delle monete. Quante volte? Saranno pazienti, niente rame che è rubato, ma che hanno messo. Signor, i Clinton sono più rubatori. Questa signora, io voglio dire una cosa, una domanda che voglio fare a tutti. No, no, a tutti. Voglio fare questa domanda a tutti. Ok? Dire una cosa, che questa signora in 30 e più anni ha fatto nella vita pubblica, che può dire. È uno che può lavorare. Io, se uno sta bene, deve lavorare. Se uno sta male, allora lo voglio lavorare. Però quello che sta bene deve andare a lavorare. Come si dice termine in inglese? La gente qua. A quale spiaggia vai? La gente qua. A quale spiaggia ti sta bene? Mi scende. Ma cosa devo succedere? È un po' in carta pecorita dalla metà, però c'è, e quindi come benvenuto al nostro Salvatore di Costanzo dopo tanti anni, ho cominciato a immaginare, no, il ritorno, per cui ascoltate con un po' di tolleranza e pazienza quello che mi sono inventato. Relativamente inventato, perché è tutto reale. Allora, Zosabnessi sete, Bos tuschi opi moncton, nati at sur taca saluta, Shamvik, Moses terpo berad tercu decex, mocup ralix lemca bebix lerga, Otrot, Beber Colin Nartinir Donorca, Sudas, Cat Comirsa, Ebbicilio Bibec, Golfo Mixo, 3749, Mike.
Ritorno, scusami, è la rotta New York, Roma, Fiumicino, questi sono i waypoint, figura, i vari punti che ha attraversato. Hai capito? Ecco il ritorno, che ho voluto celebrare. Salvatore è un po' scioccato. L'emozione che stava per concludersi. Guarda che super che non sto parlando, amore, l'emozione. Ho immaginato questa dimensione. Benvenuto, sono contentissimo di ritrovare un fraterno amico insieme a tutti quanti. Parole di e ci vediamo la prossima volta. 55 mesi. Ok, ok. Davanti, davanti, davanti. Il primo e il secondo liceo, quando ci comunicò che avrebbe lasciato Ischia e gli studi per emigrare in America. Venne presto il suo ultimo giorno di scuola, in cui salutò i professori ed i compagni. Ci ritrovammo dopo 54 anni. No, ci ritroviamo dopo 54 anni. Penso che quei 3 anni e qualche mese dal 58 al 62 furono anche per te un'esperienza forte della vita. Ischia allora era diversa, ancora serena, legata alle sue attività tradizionali, anche se consolidava proprio in quegli anni la sua grande avventura nel campo del turismo, diventando addirittura in poco tempo un centro internazionale. E mentre l'edificio del liceo era in costruzione, negli anni 60, noi dalla palazzina presso la piazzetta San Girolamo ci trasferimmo in un antico fabbricato alla Mandra, proprio sulla spiaggia dei pescatori. E come ho già riferito in altra occasione, l'edificio dopo tanti anni è rimasto intatto. Soltanto le aule a pian terreno sono diventate un ristorante. E di recente è stata restaurata e pitturata la facciata. Le aule sulla spiaggia, addirittura raggiunte dall'onda di ponente e dalla risacca dello Scirò. Nelle limpide, cristalline giornate di tramontana, tra il castello aragonese e il borgo di Celsa, ti sembrava che Capri, pur lontana, la prendevi per mano. E Vivara con Procida, Monte di Procida e Torre Caveta ci venivano incontro. La tonnara di Ciraccio, dalla spiaggia della Chiaiolella si distendeva con il suo impianto di cavi e galleggianti verso ovest. La tonnara di San Pietro si distendeva maestosa proprio di fronte al lago dei Bagni. Il porto. Infine, in lontananza, la tonnara di Rappavino, ancora attiva nel 1959. Che meraviglia! 3 tonnare in un miglio e mezzo di mare. L'azzurro intenso del nostro mare in primavera. Qualcuno con le dita batteva note misteriose sul banco mentre seguivamo trepidanti la spiegazione di un teorema della professoressa Iannuzzi. Le nostre partite di pallavolo faticose sulla spiaggia, la rete distesa tra i pali delle spasare dei pescatori ed ancora partite di calcio
tra le case di Via Pontana, di Via Pontano e i gozzi tirati a secco. Le ragazze raggruppate sulla panchina a ripetere i compiti o a tessere soldi. E Gino Pinto che lasciava il campo per raggiungere il barbiere in fondo alla strada. C'era una tabaccheria ed una opportuna salumeria. Non penso di sbagliarmi. Non penso di sbagliarmi, caro Salvatore, se dico che nella tua bella verisoletta americana suoni spesso la tua fisarmonica e negli occhi le immagini di quel tempo e di quei luoghi. Nostro gigante buono e gentile, amavi lo studio e sempre è sempre ottimo il tuo rapporto con i compagni di classe, con i professori Mario Geltrude, Iannuzzi, qualche sempre corretta contestazione. De Simone, Ugga, Buono, Trani, Malacori, Magnotta, Caciosi. Magnotti, Magnotti. Sei stato un ottimo, colto rappresentante della parte di sopra del paese, Maricotta, e dell'isola d'Ischia. È bello perciò averti nel nostro gruppo e nella Juvenilis Selectus. Bene. Provo. Lo permettete? È tutto quello, è tutto, provare tutto quello che noi possiamo sempre fare, tutte le volte. Allora, designazione del presidente onorario. L'associazione socioculturale a carattere ludico-creativo Juvenilis Senectus, denominazione coniata dal socio più talentuoso Francesco Esposito nell'aprile del 2014 in occasione della fondazione della stessa, in sede di assemblea straordinaria di tutti i soci, i cosiddetti matti per scelta saggia, cui ha fatto seguito una sobria cena che il magico Ciccio ha preparato presso il suo prestigioso ristorante La Vigna di Alberto in Fiaiano, a base di un ricco antipasto, fritturine di verdure, una varietà di risotti, orecchietti alle cime di rame, picchiata di carne, insalata mista, frutta di stagione, vino della casa, Lucolino, caffè, dolci della pasticceria Rosetta Deliz e spumante della Girolamo Sfax. Su proposta dell'elite dell'associazione, i venerabili grandi maestri, la somma della saggia dissennatezza, quali l'urbanista Sebastiano Conte, lo psichiatra Oreste Bellini, i musicisti del famoso gruppo dei Devils, Gino, Nicola ed Enrico, l'umanista Giuseppe Silvestri, l'architetto Paolo Baiocco e gli ingegneri Giuseppe Castagnolo e Girolamo Castagno. Con il pieno consenso di tutti gli altri soci, cosiddetti matti plebei, Salvatore Di Costanzo, presidente onorario della Juvenilis Senectus, tenuto conto della sua esperienza internazionale, del suo interesse per la classicità, delle sue doti umane, del suo spessore di self-made man, ma soprattutto in considerazione del fatto che il socio è la perfetta incarnazione dell'ideale ispiratore della Juvenilis Senectus, quale si evince dalla recente pubblicazione effettuata dall'associazione suddetta, il trattato De utilitate insanie volontarie a sanis virgus. La Juvenilis Senectus gli conferisce altresì la nomina di ambasciatore delegato alla divulgazione degli ideali dell'associazione negli Stati Uniti d'America ed augura buona vita a lui e alla sua consorte. Questo è tutto, posso?
capito? Ma che bravo! Salva tu! Sì. Due formati, uno in due camera e uno porta. Allora uno per mia moglie e l'altro per me. Beh, senta, però l'ha fatto connesso. Ha messo Jack Nicholson. Se ti provo per la amore, thank you.